Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole anni 90-2000. Oggi vi parlerò della storia degli FL65 e della loro canzone più famosa, Blu. E allora siete pronti? Vai con le pillole anni 90-2000 di oggi. Quindi, innanzitutto, chi sono gli FL65? Gli FL65 erano un gruppo di fine anni 90, primi anni 2000, composto da Jeffrey Jay, che era la voce, Mauri Lobina, che era il tastierista, e Gabri Ponte, che era invece il DJ, e il loro nome nasce da, in realtà, un errore del computer, perché avevano scelto, diciamo, a computer una serie di nomi, gli era venuto fuori questo nome AFL, e poi era stato aggiunto erroneamente questo numero 65, quindi... Insomma, alla fine loro hanno deciso comunque di chiamarsi lo stesso AFL65, o meglio AFL65. La loro canzone più famosa è stata Blu, che tutti oggi cantiamo e balliamo, però in realtà ha una storia molto particolare, perché in realtà in quel periodo, nel 1998, allora ai tempi c'erano nella Bliss Corporation Mauri Lovina e Jeffrey Jay, che stavano lavorando su delle cover di brani cinesi, e c'era una melodia che era proprio quella di Blu. E Gabri Ponte, che aveva lo studio lì vicino, aveva sentito questa melodia, gli era piaciuta, e così insomma è nata questa collaborazione tra i tre, e hanno eseguito il brano. Ma in realtà non vi voglio dire nient'altro, vi voglio far vedere questo documentario, diciamo di pochi minuti, in cui proprio gli FL65 sono stati intervistati e gli è stato chiesto proprio di raccontare la storia di Blu. Così è come se ve la spiegassero direttamente loro. Vediamola insieme. Alla fine degli anni 90, nei piccoli studi di produzione musicale della Bliss si lavora come pazzi. È arrivata una richiesta di canzoni niente meno che dalla Cina. Vogliono tante, tante canzoni da ballare. Ci inventammo di fare dei brani per la Cina. Quindi noi dovevamo fare dei cover per la Cina. Quindi praticamente prendere dei pezzi cinesi e trovare dei testi in inglese. Era una roba cinese. A livelli industriali ci davano tipo tre pezzi al giorno. Jeffrey doveva creare tre testi al giorno in inglese. Mi veniva dato il brano con il cantato sopra, io dovevo scrivere un testo che suonasse come quello, ma che fosse in inglese. Non saprò mai quelle canzoni in cinese di che cosa parlassero. Cosa delle cover cinesi, che tra l'altro hanno permesso a me di diventare uno con le mani velocissime, Jeff di diventare un autore di testi in inglese quasi immediato. Arrivare dallo studio che c'era sotto nell'interrato, un giro di piano, bello, molto bello. Io sentivo questa cosa che andava, ogni volta che uscivo, entravo, dicevo questa cosa è bellissima. Il ragazzo che ha composto La Cosa è Mauri. La melodia, come il canto delle sirene, cattura chiunque entri nel suo raggio. Ma da sola non basta. Bisogna costruirci sopra un testo. A quel punto, avendo la linea melodica del ritornello, tutta l'armonia e tutta la base ritmica, ci serviva un testo. Jeff, dov'è? Su. Chiamiamo Jeff. Jeff scende. Mauri mi dice, senti, fai una cosa. Buttati nella sala canto. Fammi una traccia così. Al volo prima che andiamo a casa, così almeno ho qualcosa con cui lavorare. È una delle cose che è venuto fuori dall'improvvisazione, paro paro, così per com'è. Yo, listen up, here's the story. Tutto quell'intro lì in realtà non è mai stato scritto, è un'improvvisazione. Il testo che Jeffrey improvvisa parla di un uomo tutto blu che vive in un mondo tutto blu e basta. Mi chiedevo, ma perché è blu? La sua risposta fu perché no, che è giusto. Blu, il colore arriva dal fatto che a me piace blu, quindi è il mio colore preferito. I'm blue. Per me si è aperto un mondo.
cioè qualsiasi cosa avesse detto un testo che aveva come titolo Sono blu, per me era tutto valido. Ho preso quest'idea di come una persona vive il mondo intorno a sé, quindi il colore con cui filtra tutto, no? Non ci drogavamo neanche, quindi non so come sia potuto succedere, però è successo, è bene così. In meno di un quarto d'ora il testo è pronto, c'è anche un titolo, blu naturalmente, ma ancora manca qualcosa. Il produttore cercava sempre di farci infilare in mezzo ai ritornelli qualsiasi cosa che fosse canticchiabile, no? E quindi ma no, era impossibile. Allora facciamo semplicemente dabudì dabudà, ok? Mi guardarono come per dire, ok, va bene, questa è una cazzata. Dabudì dabudà. Però normalmente una cazzata funziona. Insomma, poi Blu fu pubblicata alla fine del 1998, purtroppo non ebbe successo, e però in realtà qualche mese dopo, agli inizi del 1999, fu trasmessa per la prima volta in radio, pensate da chi? Da Marco Ravelli su Disco Radio nel DDD, e poi da lì hanno cominciato a trasmetterla a tutte le radio, tutte le discoteche, ed è divenuto il successo mondiale che noi tutti oggi cantiamo e balliamo. Quindi insomma, questa un po' brevemente era la storia di Blu, degli Eiffel 65, e anche la storia di questo gruppo musicale che poi comunque è arrivato a sciogliersi, come tutti ben sapete, nel 2005. Il loro ultimo brano insieme è stato Tu Credi, remixato poi da Roberto Molinaro nella versione più bella, che secondo me è la complete opera, che fa venire veramente i brividi e la pelle d'oca. Nel 2005 appunto si sciolgono, Gabriel Ponte continua la sua carriera da solista, mentre invece Mauri e Jeffrey si riuniscono nel 2006 dando vita al gruppo Bloom 06, quindi continuano i loro concerti, le loro produzioni fino al 2010, quando poi decidono di riunirsi come Eiffel 65 insieme a Gabriel Ponte, anche se per pochi anni, perché poi Gabriel Ponte torna di nuovo a dividersi. Gli Eiffel 65 invece, come Jeffrey J e Mauri Lovina, continuano i loro tour. Qualche anno fa hanno fatto anche un brano che era Panico nel 2016, e ancora oggi continuano insomma i loro tour in tutte le discoteche, riproponendo i loro brani del passato, anche se vi posso dire, secondo me gli Eiffel 65 senza Gabriel Ponte non sono più come una volta. Vi dico questo, poi è il mio parere personale, ognuno poi la pensa chiaramente come vuole. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, lasciate magari un commento se volete altri video di questo tipo su altri gruppi musicali degli anni 90-2000, e noi ci vediamo venerdì con lo spazio Dance Now, 5 canzoni dance nuove. Alla prossima!